Nome: Franco. Daniele. Cognome: Chioccioli. Bennati. Luogo e data di nascita: 25/8/59 a Castelfranco di Sopra. Arezzo 24/9/80. Soprannome: Coppino. Benna o Pantera. Professione: agriturista. Corridore di biciclette. Acciaio, carbonio, titanio o alluminio? Carbonio. Percorrere sicuramente il carbonio. Cos'è per te la bici? È un modo per evadere dalla vita quotidiana. È la mia migliore amica. Quale parte preferisci della bicicletta? Le ruote. Ci sono tante parti, però le ruote mi fanno un certo effetto. Quale cambieresti? La sella. In sella alla bersagliera! La forcella. Tubolari o copertoni? Copertoni. Tubolari tutta la vita. Gonfiati quanto? 8,2. Tanto. Coppi o Bartali? Coppi. Bartali. Moser o Saroni? Moser. Moser. Giro o Tour? Tour. Tour. Quando sei salito per la prima volta? 74. Bisognerebbe fare questa domanda ai miei genitori. E quando sei sceso l'ultima volta? 94. Oggi. Per colpa di chi? Beh, per colpa della vecchiaia, perché ero già vecchio per andare in bicicletta. Mia. La vittoria più bella? Sicuramente quella del Tour. Parigi, sui Campi Elisi. La sconfitta più brutta? Campionato del mondo a Champéry. La Parigi Tour del 2007 su Zabel. Perché? Perché sono caduto l'ultimo giro. Perché sono partito un po' lungo e ho perso per mezza ruota. La vittoria più brutta? Ma forse le vittorie più brutte non ci sono. Le vittorie non sono mai brutte. La sconfitta più bella? Forse il campionato italiano quando l'ha vinto Bugno. Non saprei. L'avversario più forte? Ino. Ce ne sono stati tanti. Petacchi è stato un osso duro, Bonen. Quello che sognavi anche di notte? Beh, di notte forse è meglio sognare altre cose che i ciclisti. Non sogno corridori di notte. Salita, pianura o discesa? La discesa. Mi è sempre piaciuto percorrere salite anche impegnative. Vento, pioggia, neve o sole? Beh, devo dire il vento. Sole. Il cibo più pesante che hai mangiato in corsa? Tonno e cipolline. Ci facevamo fare dei pezzettini di baguette dal massaggiatore con una roba leggera, maionese, pomodoro e un pezzettino di salame. Pasta asciutta o barrette? No, pasta asciutta. Pasta asciutta. Ogni quanto si beve? Beh, di solito quando si ha sete. In bici a volte mi dimentico di bere. Ogni quanto si mangia? Quando si fa il ciclista 3 volte al giorno. Ogni mezz'ora, 40 minuti. La bugia più grande che hai detto in bicicletta? Madonna, come sto male. Dio, come sto male. Compact 39-25? 39-25. Odio la Compact. E se ti dico Indurain? Beh, Indurain è stato un bellissimo avversario, un grande avversario. Se ti dico Ceccherini? L'attore o... Mi fa una sega la pioggia all'Omoragno. È stata la mia prima bici. Se ti dico Aprica e Pordoi? Le mie due più grandi vittorie al Giro d'Italia. Se ti dico Parigi Champs-Élysées? È un bellissimo ricordo. La salita più dura? Beh, ai tempi che ho corso io era il Mortirolo. Quella in cui ho sofferto di più e che me la ricordo è Solden. E dalle nostre parti? Ma io ai miei ragazzi gli faccio fare sempre Cennina. Nominata poi tragicamente Cima del Diavolo. Poti, per un tratto, anche se breve, è una salita impegnativa. Quanti tornanti hai il Gavia? Non lo so, non l'ho mai contato. Dove ti alleni per le volate? Faccio dietro moto, dietro macchina e vado verso la Val di Chiana. Asfalto o sterrato? Asfalto. Sterrato. Sei mai salito su una mountain bike? Sì. Sì, è una delle mie passioni. La frase che ripeti più spesso ai tuoi ragazzi? Dobbiamo avere un obiettivo. Non me lo ricordo. L'ultima bici che hai comprato? Una Takama. Una BMX a mio figlio. La cosa che non rifaresti? Non c'è una cosa che non rifarei. Partire al Tour con 2 costole inclinate. Bici in fiera? Sicuramente è bello andarci. Sarò presente, quindi mi farà molto piacere. Se ti dico Daniele Bennati? È un grande amico, avrei voluto avere la sua velocità. E a Chioccioli cosa dici? Franco è un amico, è stato un grandissimo campione
e mi basterebbe andare la metà di come andava lui in salita. E se io ti dico che ti avrà aiutato Dio, cosa mi rispondi? Beh, a pedalare c'ero io, eh. Occhi della Speranza. Un'associazione creata da alcuni miei amici di Castiglione Fiorentino e quando posso cerco di dare una mano. Sì. In poltrona, ma si stava facendo l'intervista. Spero sia venuto bene.